Sono molto felice che sia qui da noi quest'anno, perché lo stiamo inseguendo da tempo, il film che vi siamo per, così, sul quale converseremo molto rapidamente per 20 minuti. Il film è Prelude, è in concorso ed è l'opera prima di Sabrina Sarabi, credo che l'accento sia corretto, spero. Sarabi, quindi l'ho detto giusto, proprio che Sabrina è tedesca, però quello che ho capito, il cognome come svela, c'è una componente iraniana e poi c'è credo anche un altro elemento, e quindi ho imparato da qualche anno che tutti gli accenti dei nostri amati registi iraniani sono appunto, hanno l'accento finale, chiaro, Stami e tutto il resto. E poi presento anche qui sul cognome, potrei sbagliare, quindi chiedo scusa a Yvonne, la produttrice. Yvonne Bale, vabbè, ci siamo, ti chiamerò solo Yvonne naturalmente. E dunque, Prelude, come dicevo, è un film che stavamo inseguendo da tempo, perché ci sembrava molto interessante, come sempre non aggiungo e non metto aggettivi, visto che è uno dei film in concorso. So, perché mi sono informato, che la proiezione stampa ha avuto un esito positivo e qualche collega ha detto che finora è uno dei film che mi ha colpito di più, insomma. Sabrina, tu hai scelto un territorio da raccontare che, no, di cui esistono degli esempi naturalmente nella storia del cinema anche recente, che è l'impatto dello studio, della passione per la musica su quello che è l'equilibrio di una persona, in questo caso del protagonista. Pensi che sia interessante da un punto di vista narrativo proprio in questo schema di racconto? La posso fare più semplice. Che cosa ti interessava in questo progetto? Se volevo, l'ho inutilmente arricchito. I think what for me was interesting is the aspect of freedom that we have in the Western culture, and what is happening with this freedom, what do you do with it, and if you want to become a pianist, like the protagonist is putting under a lot of pressure himself, and it seems like different than 100 years ago, there isn't any parent that is forcing him to do that, and it's coming from himself, but it's also, I think, a big part of the society that puts that pressure, but at the same time says there's no pressure and there's freedom in the society, and that's the aspect where I started off in the movie. Quello che mi è, diciamo, interessato di più, credo che sia stato l'aspetto della libertà che esiste nella cultura occidentale, nel senso che sei libero, no, di decidere della tua vita, dei tuoi studi, di quello che vuoi fare, e quindi di come tu, una persona, utilizza questa libertà, se la utilizza appunto liberamente o per introdurre dei paletti nei confronti di se stesso. Come nel caso specifico, mi interessava vedere come ci si crea da soli una forte pressione e un forte stress, anche nel momento in cui non ci dovrebbe essere, nel senso che
data questa libertà culturale, non è come 100 anni fa che magari la famiglia ti portava, ti obbligava, che ne so, a seguire una determinata linea di studio e quindi tu eri sotto pressione perché dovevi fare un qualcosa che ti avevano obbligato a fare, dovevi rendere una specie di performance. In questo caso è una pressione esercitata da se stessi e dalla società, per quanto libera, nel senso dalla resa finale che la società in fondo richiede quando tu fai qualcosa. Vedendo il film ho pensato, anche non ci sono analogie fortissime, a un altro film che forse avete visto, che è Whiplash, no? In cui Whiplash, il film di Chazelle sul batterista che poi alla fine era batterista. Whiplash. Made by American movie Whiplash. Okay. Anche lì, no? Il rapporto con la musica, che è qualcosa di avvolgente, poi diventa un'occasione purtroppo per i protagonisti per perdersi. Secondo te che cosa accade, cioè, nella psicologia di un musicista? I think he develops a very big anxiety or fear, and he is driven by that anxiety, and he cannot make any decisions anymore based on anything else, basically. And so the joy for the music continuously disappears. Credo che nello specifico il problema sia che il protagonista sviluppa un fortissimo stato psicologico di ansia da prestazione, ansia in generale, timore, paura, ed è talmente forte questo stato ansioso da cancellare completamente qualsiasi forma di gioia nei confronti della sua passione e della musica. Volevo chiedere a Yvonne, realizzare, produrre, trovare i finanziamenti per un progetto come questo è semplicissimo, è molto complicato? Quali ostacoli bisogna saltare per poi arrivare a dire pronti via, il progetto può partire? Yeah, I think it is actually quite difficult to find the funding and the money and the partners for a project like that, because of course they are kind of like hesitating, mostly because of the end, which is quite tough. But finally we were really lucky and found a German broadcaster who were on board quite early on, and there was a second broadcaster stepping in and one fund that was really keen on the project and already funding it in development and then in production. But of course it was really, really difficult, and finally we made the movie for a very low budget. So we have this great cast, which is who were attached to the project very early on. So Louis Hoffman, who might be known by the Netflix series Dark, jumped on the project very early on and really worked on this musician thing. He took piano lessons very early on, and of course that helped the project to find partners. You know, having him, having Liv Lisa Fries, who is already also well known in Germany. And finally then we made it, but it would have been really great to have more money. In this case we made it with a very small crew, and it had a very intimidated character. I think that also helped for the movie to create this atmosphere. So of course, you know, when you don't get this big budgets, then you also can use it and gain something for the project. È molto complesso, e nello specifico è stato parecchio difficile trovare i fondi per poter fare il film, non soltanto i fondi, nel senso trovare anche partners, chi volesse associarsi all'avventura, anche perché c'erano delle persone c'erano delle possibili alternative che hanno tentennato fino alla fine, soprattutto perché il finale del film è piuttosto duro, e quindi hanno tentennato finché in realtà siamo stati fortunati a riuscire a coinvolgere due reti.
tedesche, la prima fin dall'inizio, la seconda due broadcaster tedeschi, la seconda è arrivata un po' più avanti nel progetto, e poi e comunque avere chi fin dall'inizio a questo punto ci ha creduto e ha finanziato anche già a livello di sviluppo, non solo di produzione del film. Grazie anche al fatto di avere in fondo, per quanto la produzione avesse un budget piccolissimo, e magari avessimo avuto un budget più grande avremmo potuto fare forse meglio, non lo so, però in ogni caso abbiamo dovuto accontentarci, ma è stato comunque in ogni caso una meraviglia partire già da un cast che c'era fin dall'inizio, definito fin dall'inizio, un cast molto corposo e molto importante, Louis Hoffman che fa David, deve essere conosciuto in ogni caso perché fa parte di una serie, e quindi e la troupe anche era molto piccola, ma tutto questo in fondo devo dire che ha creato un senso di intimità, di familiarità sia a livello di operatori, diciamo, che è stato traslato poi nel film ed è riuscito a creare proprio un'atmosfera, quell'atmosfera di intimità che era necessaria. Io infatti volevo soffermarmi, Yvonne lo accennava, forse anche voi avrete riconosciuto i protagonisti del film, che sicuramente sono fra gli attori e le attrici, penso ai due protagonisti assoluti, sono due delle figure in crescita, diciamo così, no? Nel panorama cinematografico e anche televisivo. Probabilmente lui l'avrete visto in una serie che anche in Italia è andata in onda su Netflix, non so se la seconda stagione sia già pronta o meno. Insomma. Sabrina, ci racconti come hai coinvolto questi due giovani talenti? So we just did a regular casting and sent the script to lots of young actors, and it was very nice because we had I think all of the actors wanted to come to the casting, so we had a really big selection, and both of them were really involved in the project for a long time, and they've been in the cast 2 years before the shooting, so we had a really intense preparation, especially with Louis too, just the piano learning and everything, and it was very nice to work with them. Quello che abbiamo fatto, abbiamo fatto un casting, una procedura di casting regolarissima, nel senso che ho preso la sceneggiatura e l'ho mandata a un vasto numero, un grande numero di giovani attori e attrici, e devo dire che c'è stata veramente una risposta molto importante, tanti si sono presentati e volevano partecipare al film, quindi David, Louis Hoffman e Liv Lisa Fries sono stati coinvolti subito fin dall'inizio, addirittura prima, 2 anni prima, cioè nel momento in cui è stato fatto il casting, 2 anni prima dell'inizio delle riprese, soprattutto perché vi è stato un processo di preparazione molto complesso, soprattutto per quanto riguarda Louis Hoffman, che ha dovuto prendere lezioni di piano, imparare a suonare il pianoforte per ripetere scorrettamente i gesti della musica, quindi è stato ben 2 anni prima. Ed è diventato un discreto pianista o no? He couldn't play at all before. He couldn't read notes. He just could play some chords, and then he learned all of the songs by heart. And we had a coach that was teaching him, and he was videotaping his hands, and Louis was learning them, and it was a very long process, but he learned very fast, and he's very musical, but all the hands we see in the movie, it's really Louis, so it's not like doubled or a stand-in who is doing it, so we recorded the piano pieces afterwards with someone else, but the hands, that's really Louis, so actually he was really able to do it. Prima di prendere lezioni di piano non sapeva assolutamente suonare, tranne qualche accordino, non sapeva leggere la musica, e ha preso lezioni, nel senso che lui in realtà ha imparato tutti i pezzi musicali che dovevano
che erano nel film e che doveva riprodurre con le mani correttamente, perché il maestro di piano, la persona, insomma, il maestro di piano che lo seguiva, suonava, videoregistrava i pezzi e i movimenti delle dita, delle mani sulla tastiera del pianoforte, e Luis si è imparato tutto a memoria, li sapeva tutti a memoria e quindi li sapeva riprodurre esattamente. E oltre al fatto che sì, ha un orecchio musicale notevole, è effettivamente portato, ma devo dire che ogni singola scena in cui il David suona, le mani sono sempre di Luis Hoffman. Ovviamente abbiamo poi registrato i pezzi suonati da un altro, da un pianista, ma sono sempre le mani di Luis Hoffman che doppiano correttamente proprio quelle del musicista. Questo è un buon processo, sicuramente. Yvonne, no, chiedo a tutte e due, anche a Sabrina. Naturalmente in questo film è molto importante la musica. Nella scelta dei brani musicali come siete regolati? Avete avuto un consulente, un critico musicale, uno storico? Qual è stato il processo proprio per scegliere un brano piuttosto che un altro? So I play piano myself, so I know lots of music, but I also had a coach for the actors, and I met him a few years before the shooting when I started researching, and he went into the project very early, and I always also worked with him on the script, on the teacher-student scenes, and he always made lots of suggestions. When I told him an emotion, he suggested three or four pieces, and then I listened to it, and then he played a part, and we talked about what part we could take from one piece of music, and yeah, so he helped us a lot find very good music. Yeah, and he also consulted us in the way that he looked for pieces that sound really impressive and have this piano approach of someone who is really talented, but on the same way that are kind of like possible to play for Luis. So, you know, where you had this combination of a very impressive piece of art, of music, and on the other hand, doable. Io suono il piano io stessa, quindi ho conoscenza musicale, ma naturalmente siccome abbiamo avuto un periodo di abbiamo fatto delle ricerche, studi, preparazioni che hanno coperto alcuni anni prima dell'inizio della lavorazione, io ho lavorato anche con un pianista che ha fatto praticamente da consulente, lo stesso che poi ha fatto da maestro di pianoforte a Luis, e ci siamo scambiati insomma l'idea, anche perché lui suggeriva anche dei pezzi da scegliere sulla base anche a volte della risposta emotiva che io gli suggerivo, nel senso gli spiegavo che cosa emotivamente si dovesse ottenere come risultato in una specifica scena, e lui suggeriva i pezzi e molte volte anche i vari frammenti anche solo musicali che si potevano prendere da un pezzo. Inoltre è stato anche in grado di identificare alcuni pezzi musicali, musica molto complessa, chiaramente impressionante quando suonata da un talento, che quindi potesse sottolineare il talento dell'artista come deve risultare nel film, ma che al contempo fosse tale da poter essere suonata da Luis, dopo essere riprodotta da Luis, quindi fattibile, ecco. Una cosa, io non ve lo chiedo mai, come ho fatto l'altra mattina, proprio per non interrompere, no? Chi vuole fare domande e anche negli incontri successivi non ve lo chiedo. Poi, se avete le curiosità basta alzare il braccio e vi passo il microfono, naturalmente. Sabrina, volevo chiederti questo. Prima dicevamo, non sveliamo più di tanto per chi non l'avesse visto, che c'è un finale duro, molto duro. E Yvonne, se non ricordo male, diceva che questo poteva essere, no, un problema per poi trovare i finanziamenti. Questo finale così duro, Sabrina, c'era già nella prima stesura del tuo progetto? Yes. Ah, subito, quindi come scelta
per un'opera prima, invece di scegliere una cosa morbidissima, hai scelto una cosa decisamente di impatto e inatteso, insomma. Ivone, però quando ti è arrivato poi questa sceneggiatura, tanto il film ormai è realizzato, quindi puoi dire la verità, ti preoccupava quel finale o no? No, when we received the script, we were kind of like really felt very involved from the first moment on, and we liked the intensity of it. And I think there is a journey of David in this story, which is recognizable and which is really substantial for the young generation nowadays, who have this big pressure. And I think it's sadly realistic. And it's showing us the one of the very deep tough stories, and kind of like bad, dark stories. But I think it's really clear that we have to confront ourselves with what our society is doing to us, and how we treat ourselves, and how we handle this. And for us, this script really transported a lot of that, and we were totally amazed by it. And I think Sabrina had a really great talent to really go with this development of the character. And so I think finally it feels right, this end, because there is not really another option where he should end up. Quando abbiamo ricevuto la sceneggiatura all'inizio, siamo stati fin dall'inizio immediatamente coinvolti, interessati da questa sceneggiatura di cui abbiamo apprezzato la totale intensità. E non solo, è il fatto che è un viaggio, come quello di David, che è assolutamente realistico e applicabile a quello che è la società moderna, a qualsiasi adolescente, diciamo, della società odierna, nel senso questa evoluzione del personaggio, della sua psicologia, di quello che succede, fino a un finale che può essere considerato dark, scuro, negativo, ma è assolutamente ragionevole, considerando il viaggio, diciamo, dal punto di vista psicologico del personaggio, e quindi molto realistico se applicato a questo mondo, a questa società che ti mette sotto molta pressione, che ti richiede prestazioni elevate, che chiede molto, tu sei sotto pressione, quindi è molto applicabile a quello che succede al giorno d'oggi. E devo dire che abbiamo anche visto che Sabrina ha veramente avuto un grande talento nel seguire esatto correttamente, nell'accompagnare il viaggio di David, lo sviluppo di questo personaggio, per cui tutto alla fine, assolutamente, anche il finale chiude il cerchio ed è assolutamente accettabile. Allora, io ringrazio molto Sabrina e Yvonne ad essere state con noi e speriamo di vedervi con altri lavori in prossime edizioni del Torino Film Fest. Passate una buona giornata, che sarà una giornata intensa di lavoro per voi. Grazie.